A chiusura del convegno SIREM 2013 tenutosi a Bari, le conclusioni della vicepresidente professoressa Laura Messina. L'impressione che si sia parlato una lingua abbastanza comune, che non ci sia stata più l'Accademia da una parte con i suoi interventi e un pubblico più o meno consapevole, più o meno ignaro dall'altra parte. E questo è un segno secondo me molto importante. Un segno molto importante perché vuol dire che stiamo cominciando tutti a condividere non solo lo stesso problema, perché ormai credo che tutti i partecipanti a un convegno su questa tematica abbiano in qualche modo interesse per la tematica stessa, ma è la sensazione che stiamo condividendo analoghe conoscenze e un linguaggio comune. E questa mi pare una cosa. Un risultato molto importante, comunque dà un polso di una situazione che mi sembra estremamente positiva. Quindi per me è un bilancio ulteriormente positivo considerando questo aspetto importantissimo che è quello della condivisione comune della conoscenza sulle tematiche dell'ICT e dell'economia. La professoressa Messina ha così risposto alle nostre domande. Il dibattito che si è realizzato ieri mattina nelle premesse del convegno? Il dibattito che si è realizzato ieri mattina nelle premesse del convegno è stato decisamente particolare perché i politici e comunque gli intervenuti, ma soprattutto i politici, hanno dato un loro saluto del tutto non convenzionale, quindi non saluti di rito, ma hanno manifestato problemi, esigenze inerenti al tema delle ICT in prospettiva di lifelong learning che sono estremamente importanti anche da un punto di vista della ricerca. Qual è il suo punto di vista sull'educazione permanente e il ruolo delle ICT sull'educazione permanente? Allora, quello su cui noi stiamo riflettendo è proprio come riuscire a realizzare delle strutture che consentano di affrontare questo problema non in maniera rapsodica o una tantum, ma creando proprio delle strutture che consentono. Evidentemente la ICT in questo caso non sono che il perno fondante. Sull'intervento della professoressa Lauriard? È stato interessante perché è stato un intervento puntuale che ha presentato dei modelli di funzionamento dei MOOC, quindi estremamente puntuale, ed è stato interessante perché ci ha posto di fronte a una realtà esistente in molti paesi europei e da cui l'Italia è ancora molto distante. D'altra parte il nostro ritardo è abbastanza permanente rispetto a qualsiasi tipo di innovazione in questo settore e credo che sia stato anche uno stimolo che ci ha suggerito anche di orientare delle iniziative future in questa direzione. Tra la nostra realtà e la diffusione delle tecnologie anche nell'istruzione superiore, nell'istruzione universitaria e la realtà dei MOOC c'è una certa distanza, ma evidentemente questo non ci impedisce di essere chiamati a riflettere anche su questo aspetto e di svegliarci rispetto a questa realtà. Insieme mosse le prossime azioni della SIREM? Le prossime azioni della SIREM, ne accennava stamattina anche il Presidente, il Professor Rivoltella, durante la sua relazione annuale all'Assemblea, sono proprio quelle di cercare in sinergia anche con le altre società scientifiche. In questa occasione congressuale di Bari noi abbiamo avuto ieri l'opportunità di avere la presenza della TUIAP, abbiamo avuto l'opportunità di avere la presenza della SIE, la Società Italiana di Learning. Stamattina abbiamo avuto i saluti del presidente nuovo, presidente della CIPED, del duo rappresentante della SIREF, quindi diciamo che, e del professor Gagliani, cioè, quindi della SIRD, quindi di tutte le società pedagogiche, che effettivamente se riuscissero a coordinarsi rispetto a linee di azione per affrontare il problema del lifelong learning tenendo conto delle ICT avrebbero possibilità di raggiungere successi che evidentemente la singola società difficilmente può raggiungere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti e al prossimo convegno. Questa è la